Allora, l'altra volta abbiamo mm, parlato dei due libri che Galilei distingue il libro della natura e la Bibbia, il testo sacro. Galilei abbiamo visto come proponga eh, due letture parallele dell'uno e dell'altro, la fonte è sempre la stessa, cioè Dio. In un caso Dio vuole ammaestrare l'umanità con insegnamenti di natura morale e spirituale, nell'altro caso vuole dare, beh, in realtà nessun insegnamento, sta semplicemente rappresentando quella che è la sua creazione. In questo Galilei va contro i dettami della Chiesa, Roberto Bellarmino, padre gesuita, aveva detto che la Bibbia è autorità suprema dettata dallo Spirito Santo e quindi è vera in tutte le sue asserzioni. Sarebbe eretico chi dicesse che Abramo non abbia avuto i due figliuoli e Jacob dodici, come chi dicesse che Cristo non è nato di vergine, perché l'uno e l'altro lo dice lo Spirito Santo per bocca dei profeti ed apostoli. Dunque, la Bibbia viene considerata autorità suprema e qualora il testo della Bibbia non dovesse concordare con le osservazioni dei filosofi naturali, ebbene, sono queste ultime a cedere il passo all'autorità della Bibbia. Galilei, invece, ritiene appunto che i due linguaggi possano essere effettivamente considerati parallelamente e che in caso di eventuali discrepanze in ambito di fisica, cioè di filosofia naturale, occorre rivedere l'interpretazione letterale della Bibbia, quindi non quella dello scienziato, ma quella della Bibbia, non riscrivere la Bibbia, non si tratta di riscrivere la Bibbia, ma soltanto di rivedere l'interpretazione letterale, cioè non va presa la lettera perché evidentemente lì Dio ci sta comunicando. Qualche cosa che riguarda la sfera della morale o la sfera della spiritualità, e dunque non sta impartendo alcuna lezione di fisica, sono due materie diverse, cioè l'ora di religione e l'ora di fisica. Infatti, Galilei usa questa celebre espressione nella lettera a Cristina di Lorena, dice: Nella Bibbia. Dio ci insegna come si vadia al cielo e non come vadia il cielo, cioè come si va in cielo, come ci si guadagna il paradiso, la salvezza dell'anima, e non come vada il cielo, cioè come funzioni il cielo, come funzioni l'astronomia. L'altra battaglia che combatte eh, Galilei è con ehm, Aristotele, anzi non con Aristotele in persona, viva il Dio, ma con gli aristotelici. La prima è con le istituzioni ecclesiastiche rappresentate da quel cardinale Roberto Bellarmino di cui dicevo prima. La seconda è con i dotti del suo tempo che... Ehm, utilizzano Aristotele in maniera anti-aristotelica. In che senso? Lui dice, se Aristotele tornasse qui da noi, tornasse in vita, andrebbe contro gli aristotelici, perché Aristotele era uno scienziato, un ricercatore aperto alla conoscenza e all'amore della conoscenza come tutti i filosofi antichi in certa qual misura, quindi disprezzerebbe il dogmatismo, quindi il fanatismo eh, degli aristotelici che oggi utilizzano l'ipsedixit di Aristotele, quindi la fonte autoritaria di Aristotele, per bloccare la ricerca. Quindi, mh, Aristotele stesso Avrebbe condannato il metodo degli aristotelici utilizzando argomenti filosofici simili a quelli dello stesso Galilei. Il passo in questione. Vediamo un attimo: il libro della natura in che termini è scritto? È un passo molto breve assolutamente rivoluzionario. Si tratta di un brano tratto dall'opera di Galilei Il saggiatore, pubblicata nel 1623 come risposta allo scritto del padre gesuita Orazio Grassi, il quale nell'opera viene chiamato Lotario Sarzi, cioè lui stesso si autodefinisce Lotario Sarzi, quindi il nostro Galilei polemizza a distanza con questo personaggio di fantasia. No, ma era abbastanza frequente all'epoca utilizzare degli pseudonimi, soprattutto in questioni delicate come le questioni naturali. Quindi eh, il saggiatore è la risposta di Galilei all'opera del padre gesuita Orazio Grassi, alias Lotario Sarsi, in quest'opera intitolata Libra astronomica ac filosofica. Lo scritto, cioè il saggiatore, si inserisce nel dibattito che si era aperto tra gli studiosi nel 1618 eh, quando erano comparse in cielo tre comete. Queste comete erano un fenomeno astronomico assolutamente nuovo, assolutamente particolare. E dunque, eh, c'era stato un, diciamo, una, un dibattito c'era stato un dibattito acceso tra i principali studiosi di astronomia per cercare di interpretare correttamente il significato delle comete. Tra parentesi, in quest'opera Galilei eh, si sbaglia: cioè la sua interpretazione dal punto di vista metodologico è assolutamente. Corretta, innovativa, rivoluzionaria, ed è questo che ci interessa in questo momento qui. Dal punto di vista della fisica, dell'astronomia, in sé per sé si sbaglia perché lui interpreta le comete dal punto di vista meteorologico, come si trattasse di fenomeni meteorologici. Mentre eh, paradossalmente il Sarsi, o meglio padre, Orazio Grassi, il gesuita, aveva ragione: si tratta di un fenomeno astronomico. No, sapete che le comete eh, hanno un'orbita eh, ellittica molto, molto allungata che dal Sole eh, le porta, questa orbita passa vicino al Sole e dal Sole le porta eh, ai confini oppure addirittura oltre i confini del sistema solare, quindi con un eh, periodo di rotazione che dura decine di anni o addirittura secoli. Per esempio la cometa di Halley compare una volta ogni 75-76 anni, la famosa cometa di Halley. Ma sentiamo direttamente il nostro amico Galilei. Parmi, oltre a ciò, di scorgere nel zarzi, sempre lo pseudonimo di padre Orazio Grassi, ferma credenza che nel filosofare sia necessario appoggiarsi alle opinioni di qualche celebre autore, sì che la mente nostra, quando non si maritasse col discorso di un altro, ne dovesse in tutto rimanere sterile ed infeconda. E forse stima che la filosofia sia un libro, e una fantasia, di un uomo, come l'Iliade e l'Orlando furioso, libri nei quali la meno importante cosa e che quello che vi è scritto sia vero. Mi pare, oltretutto, di scorgere nelle parole del mio interlocutore, con cui lui polemizza a distanza, la ferma credenza che nel filosofare, e qui termine filosofare ha un significato diverso da quello che intendiamo noi oggi, cioè, se io nel Seicento uso il termine filosofare, indico la ricerca della conoscenza, visto che ancora di fatto filosofia e ricerca scientifica non sono separate. Galilei propone un metodo nuovo, ma lui stesso si definisce filosofo naturale, quindi filosofare vuol dire ricercare. Un filosofante oggi eh, corrisponderebbe ad un ricercatore di questo o di quell'area del sapere, no? Quindi dalla chimica alla fisica, all'etica e così via. Quindi che nel filosofare, nel fare ricerca scientifica, potremmo tradurre così, potremmo interpretare il termine in questa maniera, sia necessario appoggiarsi alle opinioni di qualche celebre autore, no? Quindi il mio interlocutore, come molti aristotelici, ritiene che sia assolutamente fondamentale nella ricerca scientifica appoggiarsi alle opinioni di un autore celebre, cioè alla sua autorità. È il famoso principio di autorità, di cui abbiamo già detto. Sicché la mente nostra, come a dire, come se la nostra mente, quando non si maritasse col discorso di un altro, quando non si sposasse con il discorso di un altro più autorevole, le dovesse in tutto rimanere sterile ed infeconda. Cioè, abbiamo sempre bisogno, per così dire, di un padre nobile, Aristotele, o i padri della Chiesa, no? Un autore antico, eh, la cui autorità è assolutamente riconosciuta per poter produrre idee nuove altrimenti la nostra ricerca continua a risultare sterile ed infeconda quindi lui qui sta diciamo in maniera molto ironica prendendo in giro il principio d'autorità cioè il metodo con cui lavoravano i ricercatori i filosofi del tempo e forse il Sarsi sempre, cioè il mio interlocutore stima, ritiene che la filosofia, la ricerca scientifica, il sapere in generale, sia un libro e una fantasia di un uomo, come l'ilia dell'Orlando Furioso, libri nei quali la meno importante cosa è che quello che vi è scritto sia vero, cioè, oppure il mio interlocutore ritiene che la ricerca scientifica, la fisica, la filosofia della natura, sia come dire una sorta di fantasia fantasia letteraria, come l'Iliade e l'Orlando Furioso, nei quali la cosa meno importante è che quello che sia scritto sia vero. Cioè, attenzione, la ricerca scientifica, la fisica ha delle regole, ha un modo di funzionare che non può essere equiparato a quello delle altre discipline, per esempio a quello di due celebri poemi come l'Iliade e L'Orlando Furioso. Ma insomma, qui sta dicendo eh, delle cose che per noi oggi sono per così dire assolutamente scontate. Cioè, che la fisica, che le discipline scientifiche in generale utilizzino un linguaggio, è un metodo, è un approccio diverso da quello delle materie letterarie, quando anche le materie letterarie vengano in interpretate in senso scientifico, in senso filologico, beh, questo noi lo diamo per scontato, diamo per acquisito che qualunque disciplina, soprattutto quelle che voi studiate a scuola, eh, quindi lo avete ben chiaro questo principio, che qualsiasi disciplina ha la sua autonomia, cioè è un ambito, è un logos, è un discorso a sé stante, con un lessico specifico, con delle regole ben precise e così via. In particolare, la differenza tra le discipline letterarie, umanistiche e quelle eh, naturali, quelle propriamente scientifiche, ce l'abbiamo tutti quanti chiara. All'epoca invece, questa distinzione non è affatto chiara. E allora, se a suo tempo abbiamo detto che un Niccolò Machiavelli è l'inventore, il fondatore della scienza politica come discorso autonomo, come scienza autonoma, separata dalla religione, dall'etica e dalle altre aree disciplinari confinanti, alla stessa maniera potremmo dire, e questo passo è molto significativo in questo senso, che Galilei è il fondatore della fisica come disciplina autonoma dalla religione anche in questo caso, ed è dalle altre scienze. Circostanti. Ripeto: cosa che per noi oggi è scontata, ma che all'epoca non lo era affatto, infatti, richiede questa battaglia che Galilei coraggiosamente sostiene contro le autorità religiose e contro gli aristotelici che si appoggiano alle stesse autorità religiose per portare avanti il loro discorso, alla vecchia maniera, peraltro. Ma in che cosa consiste la differenza? E qui Galileo la dice chiaramente. Signor Sarzi, la cosa non sta così. Le cose non stanno in questi termini. La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi. Io dico l'universo ma non si può intendere se prima non si impara ad intendere la lingua e conoscere i caratteri nei quali è scritto. Caro signor Sarsi, quindi le cose non stanno in questi termini. La filosofia, la filosofia naturale, la fisica, diremmo noi oggi, è scritta, è scritta in questo grandissimo libro che ci sta continuamente aperto dinanzi agli occhi, ci è squadernato dinanzi agli occhi, io dico, io intendo l'universo, la natura, sta lì, basta aprire gli occhi e guardare i fenomeni per quello che sono. Ma non si può intendere cioè, il senso del funzionamento complessivo, meccanicistico della natura, non lo si può intendere se prima non si impara a comprendere la lingua e a riconoscere i caratteri nei quali... Tale libro è scritto. Quindi dobbiamo prima imparare una lingua specifica, che non è né quella della Bibbia né quella dell'Orlando Furioso e nemmeno quella dell'Iliade, evidentemente. Egli, questo grandissimo libro, La natura, è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola senza questi è un girarsi vanamente per un oscuro labirinto quindi questo libro è scritto in lingua matematica e i suoi caratteri sono geometrici cioè sono triangoli sono cerchi e sono altre figure geometriche senza questi mezzi è impossibile intendere umanamente parola della filosofia naturale quindi non possiamo approcciare la scienza della natura ovvero per dire in un'altra maniera senza la conoscenza della matematica non c'è la fisica ma non c'è nemmeno la chimica e non ci sono le cosiddette scienze esatte non capiamo nulla abbiamo bisogno di questo linguaggio quindi prima dobbiamo imparare il linguaggio la matematica, la geometria e poi una volta imparato questo linguaggio possiamo provare a, ad interpretare i fenomeni perché altrimenti è tutto una girarsi vano per un oscuro labirinto cioè se non utilizziamo il linguaggio della matematica è come se girassimo in un labirinto buio smarriti, persi tra l'altro confondendo per l'appunto quelle che sono le peculiarità del linguaggio scientifico con il eh, linguaggio metaforico, eh, pedagogico, della Bibbia, della religione, delle lettere e così via. Ma posto puranco, come alzarsi pare che l'intelletto nostro debba farsi mancipio dell'intelletto d'un altro uomo, e che nelle contemplazioni dei moti celesti si debba aderire ad alcuno, io non veggo per qual ragione ei se legga Ticone, anteponendolo a Tolomeo e a Niccolò Copernico, dei quali due abbiamo i sistemi del mondo interi e con sommo artificio costrutti e condotti al fine, cosa che io non veggo che Ticone abbia fatto, se già. Al Sarsi non basta l'aver negati gli altri due e promessone un altro, se ben poi non è seguito. Quest'ultima considerazione riguarda il fatto che il Sarsi, il suo interlocutore, prediliga il sistema, quello di Tico Brae, quello mm, che prevedeva. Una sorta di eh, geocentrismo riformato, cioè la Terra, centro del sistema, centro del sistema solare, con il Sole che ruota intorno alla Terra e gli altri pianeti che ruotano intorno al Sole. Quindi un sistema misto. Aveva fatto un passo indietro, era tornato al geocentrismo, se vi ricordate, ma aveva mantenuto. Una sorta di eliocentrismo sfumato per quanto riguarda gli altri pianeti. Fondamentalmente, Tycho Brahe aveva definitivamente messo in discussione la presenza dei cosiddetti orbi celesti, sostituendoli con delle orbite. Che poi è la tesi eh, del Sarsi, cioè del, del, di padre Orazio Grassi, è, è corretta nel senso che effettivamente la traiettoria della cometa. È Possibile perché si tratta di una traiettoria immaginaria, di un'orbita per l'appunto, che altrimenti avrebbe come dire, distrutto, sfondato questi immaginari sferi no, di cui aveva parlato Tolomeo. In questo caso eh, Galileo non è d'accordo e lui dice: ma non riesco a capire per quale motivo se proprio dobbiamo aderire alla tesi di qualcun altro se proprio dobbiamo avvalerci del principio moctoritatis non veggo, non vedo per quale motivo il Sarsi scelga Ticone Tico Brahe anteponendolo a Tolomeo e a Niccolò Copernico perché proprio Tico Brahe e non piuttosto Tolomeo o Niccolò Copernico ma Tolomeo lui lo mette da parte sappiamo bene che Galilei è effettivamente un copernicano quindi lui opta per Copernico, dei quali due abbiamo i sistemi del mondo interi e con sommo artificio costruiti e condotti al fine, cioè, mentre i Dico Brai abbiamo una visione assolutamente parziale, quantomeno Tolomeo e Copernico hanno elaborato dei sistemi compiuti in particolare Copernico lo ha elaborato sulla scorta di, eh, della matematica, no? di calcoli matematici, quindi ha usato anche la matematica, e allora perché dare come dire, la precedenza a Tico Brahe e non piuttosto a Copernico, cosa che io non veggo che Ticone abbia fatta Infatti, Ticone non ha utilizzato la matematica, ha il suo linguaggio ancora un linguaggio immaginifico, magico, parla di qualità, di forze eh, non meglio definite in termini matematici. No, e dunque il metodo che propone Galilei. Per quanto riguarda l'approccio scientifico, è un metodo, l'abbiamo visto l'altra volta, basato da una parte sulle cosiddette sensate esperienze, ovvero il momento osservativo e induttivo del sapere della conoscenza scientifica, e dall'altra sulle necessarie dimostrazioni. Le necessarie dimostrazioni sono il momento ipotetico e deduttivo del sapere qui induzione e deduzione si compenetrano a vicenda il termine induzione si riferisce ad una ricerca che parte dal particolare quindi dal singolo evento dal singolo fenomeno e cerca di individuare la legge generale quindi va dal particolare verso l'universale la deduzione invece è l'inverso si va dal generale cioè dal concetto espresso da una legge verso il particolare, verso il singolo fenomeno. Allora, le sensate esperienze, quelle che si fanno attraverso i sensi, quindi quelle che hanno, um, come dire, un approccio, richiedono un approccio sperimentale, sono il momento iniziale del, della conoscenza, cioè in primo luogo lo scienziato osserva i fenomeni, osservando i fenomeni la classica mela che casca in testa a Newton, si pone dei problemi, prova ad immaginare, prova ad immaginare delle regole che diano costanza eh, al fenomeno, perché si tratta di capire come funziona il fenomeno in generale, prova poi a formulare una ipotesi matematica, la dimostra sempre in termini matematici, dopodiché ritorna al momento. Eh, sensibile, cioè all'esperimento, nel senso che l'ipotesi matematica che lui ha formulato passando dal particolare del singolo fenomeno al generale della teoria matematica, deve poi risottoporla al momento della verifica particolare, cioè i conti devono tornare sia dal punto di vista logico-matematico, quindi le equazioni che Stanno dietro la formulazione di quella teoria devono essere matematicamente esatte, sia debbono essere poi confermate da esperimenti effettuati dal medesimo scienziato. Quindi, come vedete, induzione e deduzione e momento eh, sensibile, sperimentale, osservativo, fenomenico e razionale, deduttivo, logico, matematico si compenetrano. A, ah, vicenda. thank you